Sono Nelio Saracco, presidente attuale della Fondazione Federpiazza. Mi trovo nella Sala Rossa della Galleria Web Art di Treviso e sono attorniato dalla piccola ma significativa esposizione di opere inedite di Francesco Piazza. Sono acqueforti giovanili, anni 50, piccoli dipinti ad olio e disegni di figure femminili. È sicuramente un'occasione preziosa e imperdibile per conoscere ancora di più l'opera di un artista a tutto tondo e molto prolifico. Ricordo riguardo che le sue incisioni sono oltre 600, di lui abbiamo 820 dipinti ad olio e oltre 1000 disegni. Rappresentano il patrimonio che lui stesso ha lasciato come alla Fondazione come suo erede universale. Ma ricordiamo, per ricordare diciamo, questo artista a tutto tondo, anche le tre pubblicazioni di sue poesie, le sue ceramiche, le strip comiche e satiriche che continuiamo a trovare tra i suoi appunti, tra i suoi quaderni, e anche le 52 canzoni che lui ha composto per lo scautismo. La Fondazione, che Francesco stesso ha voluto nell'89 per ricordare l'amatissima moglie Anna Maria, insegnante ed educatrice straordinaria, fondatrice anche dello scautismo femminile a Treviso, quando Francesco nel 2007 ci ha lasciato, la Fondazione ha inglobato anche lui negli scopi per ricordarlo e ricordare l'opera di entrambi, e ricordare la loro straordinarietà dal punto di vista intellettuale e umano. La Fondazione pertanto ha accolto favorevolmente la proposta di Franco Fonzo, direttore artistico della Galleria Web Art e dell'Arte Fiera Dolomiti, per la realizzazione di questa esposizione. Ecco, va ricordato che questo evento è inserito nel programma dell'Arte Fiera Dolomiti 2021 ed è l'unico evento che è visitabile dal pubblico. Ora è speranza comune che questa mostra venga visitata e apprezzata da molti. Mi è stato detto che sono già arrivate molte prenotazioni e quindi credo che sarà proprio così. Un grazie quindi a Franco Fonzo per l'opportunità e l'ospitalità che ci è stata offerta, a Lino Bianchin che ha seguito l'allestimento per la Fondazione e a Gian Domenico Mazzoccato per la sua collaborazione alla presentazione. Quindi non posso che augurarvi una buona visita, grazie e buona giornata.